Primo, secondo e terzo, Carmelo. Allora, terzo posto, Gaetano Rechichi primo, Alfonso Casillo fino all'ultimo, scendendo del suo precedente tempo, ha sperato di sopravanzare Rechichi, però dopo Amendolara, che ha fatto tutto l'assoluto, lui ha pareggiato i conti. Ce la potevi fare? Cos'è successo? Va bene così, è stata una gara bella, emozionante, recuperata ovviamente insomma, in memoria del defunto Pasquale, quale insomma, ci teneva tanto a questa gara, quindi abbiamo presenziato e quella è la cosa più importante. Ci siamo divertiti dopo una giornata che si preannunciava da, diciamo così, da togliere dal carniere, perché era bagnato, era sporco e quant'altro. Si è aggiustata la giornata, salita per salita, insomma, si è riuscito a limare quello che si poteva. L'ultima ho azzardato dove non potevo, ovviamente insomma quello che ho fatto io per ultimo l'hanno fatto loro all'inizio e quindi insomma ci siamo compensati, però va bene così, Gaetano ha affondato la zannata finale, quindi insomma ci sta insomma la sua super vittoria, va bene così, ci siamo divertiti, quella è la cosa importante, alla prossima. Gaetano, quando è che hai capito che stava filando tutto liscio e il tempo sarebbe uscito? Veramente non l'ho proprio capito, perché pensavo che non l'avessimo ancora fatto il tempo. Addirittura. Perché comunque il cambio ancora quando io andavo in scalata entrava e si forzato con la prima. Sono salito comunque e è uscito il tempo. Melo, mezzo a questi due leoni, terzo leone! Ho fatto quello che ho potuto, sono contentissimo. Si vede? Sì. Però dai, è stata una bella gara, ci siamo divertiti. Abbiamo onorato la memoria del mio grande amico e quindi ovviamente i ringraziamenti all'organizzazione, siamo tutti, anche a Francesco, al fratello e tutti, al dottore, tutti, al nostro presidente, i compaesani, diciamo così, dell'organizzazione che si sono cimentati nel pulire, spazzare la strada e quant'altro. Complimenti, hanno fatto un bel lavoro. Bene, grande spettacolo tutte e tre, vi aspetto alla premiazione, grazie. Classe 1000, secondo classificato il numero 5, Alfonso Casillo. È stato sempre un grande amico delle gare calabresi, ha portato a casa 3 campionati regionali in passato, ha sempre uno straordinario legame di affetto con le nostre gare e ha affrontato veramente un tempo biblico pur di essere con noi. Alfonso è arrivato alla Venezia, ha detto qui ce l'ha fino a 8 maglio continuo e arrivo lo stesso. Ha affrontato acque e venti che non bastavano i tergicristalli per cacciarla via, ma non ha battuto ciglio nel voler onorare gli amici calabresi, l'amico Pasquale Cambareri che riscuote in tutti noi tanto affetto, lo riscuoterà sempre. Si è dimostrato un vero amico delle gare calabresi, perché se è vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno e nel momento della difficoltà, che tutti noi potremmo stare, in cui tutti noi potremmo stare a casa, invece lui farà 1000 chilometri pur di esserci, e questo gli va dato atto. Secondo classificato allo slalom di Bagnara, il numero 5, Alfonso Casillo. Su di lui abbiamo speso sempre tante parole per raccontare tutto quello che è riuscito a vincere, pur venendo da un borgo dove i soldi erano pochi ma la passione era tanta, alimentata in famiglia da un papà, da un nonno, da un fratello, da persone inesauribili che hanno sempre aiutato come hanno potuto il suo talento. Ci ha fatto divertire e si diverte e fa quello che può, e in noi resta sempre il dubbio che con un budget maggiore o una vettura più performante potrebbe fare molto di più, ma ce lo teniamo stretto perché è un orgoglio della Calabria da corsa. Vince lo slalom di Bagnara, il numero 4, Gaetano Rechichi. Pasquale Cambareri, sempre.